Radio Tausia. Radio Tausia. La migliore musica è solo qui da noi. Radio Tausia sta per presentare Kikko Sound Show. Kikko Sound Show. 45 minuti di musica, interviste e tanto divertimento. E tanto divertimento. Kikko Sound Show su Radio Tausia. Buonasera a tutti gli ascoltatori e benvenuti a Kikko Sound Show in diretta alle ore 20 su Radio Tausia. Qui in vostra compagnia c'è Kikko Sound e naturalmente in mia compagnia c'è DJ Evan. Che naturalmente ci allieta con questi sound. Abbiamo le nuove fantastiche basi in sottofondo. In questa fantastica puntata parleremo della festa celtica che si svolge da secoli la notte del 31 ottobre, nonché chiamata la festa di Halloween. E poi avremo anche molti compleanni importanti di persone importanti e anche di inaugurazioni alquanto interessantissime.
State ascoltando Kikko Sound Show su Radio Tausia. Radio Tausia Presents. Ciao Mandy Compilation. The best of music selected for you. Ciao Mandy Compilation. Benvenuti alla Ciao Mani Compilation del 28 ottobre 2016. Non mi ricordavo la data di oggi, assurdo. Alla quinta posizione abbiamo Entropy di Distrion, Alex Grindow. Quarta posizione abbiamo Daydream di Wayzones. 20.07, Ciao Mani Compilation selezionata da DJ Evan alla voce Kikko Sound in diretta su Radio Tausia. Terza posizione, Aig, Mind Trains, Change Your Ways. 20.09 in diretta su Radio Tausia. Radio Tausia, la migliore musica è solo qui da noi. Sì.
seconda posizione Venemy con Rescue Me, Pit Car. 20 e 11 in diretta su Radio Tausia, selezione musicale by DJ Evan, alla voce Kiko Sound. Alla prima posizione abbiamo Mendium con Elysium. 20 e 14, Kiko Sound Show in diretta su Radio Tausia. If you want me to, 'cause we can run, and we can. Tell me now, what's left to lose if we avete appena ascoltato la Ciao Mani Compilation sul Kiko Sound Show. State ascoltando Kiko Sound Show su Radio Tausia. Eccoci tornati in diretta alle 20.15 dopo la conclusione della Ciao Mandy Compilation. Oggi siamo carichi, siamo carichissimi, avete sentito che belle le nostre canzoni, eh?
Sì, sono fantastiche, selezionate da DJ Evan, quelle della Ciao Mandy Compilation. Le canzoni che sentirete da adesso a dopo saranno selezionate da me medesimo. Quindi, oggi abbiamo detto che parliamo della la festività celtica celebrata la notte del 31 ottobre, nonché Halloween. E trae le sue origini da ricorrenze celtiche e ha assunto negli Stati Uniti le forme accentuatamente macabre e commerciali con cui oggi la conosciamo. L'usanza si è poi diffusa anche in altri paesi del mondo e le sue manifestazioni sono molto varie. Si passa dalle sfilate in costume, dalle sfilate normali in costume, cioè come si sa, tipo carnevale qua da noi, tipo carnevale, diciamo. Sentite che base. Perfetto, perfetto l'audio, Evan. Perfetto. Così è perfetto. E le sue manifestazioni sono molto varie. Si passa dalle sfilate, come abbiamo detto, ai giochi dei bambini che girano in casa e recitano la formula trick or treat, dolcetto scherzetto. Caratteristica della festa è la simbologia legata alla morte e all'occulto, di cui è tipico il simbolo della zucca intagliata derivato dal personaggio di Jack O'Lantern. Lo storico Nicholas Roger, ricercando le origini di Halloween, nota che mentre alcuni studiosi hanno rintracciato le sue origini nella festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti e dei semi, o nella festa dei morti chiamata Parentalia, tipo Parentitalia ma Parentalia, Halloween viene più tipicamente collegata alla festa celtica Samhain, pronunciato Samhain e Savin, originariamente scritto Samhain. Il nome della festa mantenuto storicamente da Gael dai Celti nell'arcipelago britannico deriva dall'antico irlandese, significa approssimativamente fine dell'estate. Infatti circa siamo alla fine dell'estate, anche se manca un siamo un po' troppo avanti, ma va bene. Nel 1840, sotto Papa Gregorio IV, la Chiesa Cattolica istituì ufficialmente la festa di ogni santi per il 1 novembre. Tagliare rape per far ai padroni di casa o alla loro proprietà se non viene dato alcun dolcetto trick or treat, dolcetto scherzetto, in realtà significa anche sacrificio o maledizione. Infatti questa tradizione ha un qualcosa di macabro sotto. Esiste una filastrocca inglese insegnata ai bambini delle elementari, questa usata: trick or treat, smell my feet, give me something good to eat. In pratica di mascherarsi risale al medioevo, si rifà alla pratica tardo medievale dell'elemosina, quando la gente infatti era povera e andava porta a porta a ogni santi il 1 novembre, defunti il secondo, il 1 novembre è la commemorazione dei defunti, il secondo il 2 di novembre. Questa usanza nacque in Irlanda e Gran Bretagna, sebbene praticamente simili per le anime dei morti si ringhevano anche in Sud Italia. Shakespeare menziona in pratica nella sua commedia I due gentiluomini di Verona, 1593, quando Speed accusa il suo maestro di lagnarsi come un mendicante ad Halloween. Da questo deriva Halloween.
Radio Tausia. La migliore musica è solo qui da noi. Eccoci tornati in diretta alle 20:23 nel Kiko Sound Show su Radio Tausia. Esattamente 61 anni fa nasceva, diciamo, il papà dei computer quasi, no? Il signor Bill Gates. Venerdì 28 ottobre 1955 nasceva Bill Gates, fondatore della Microsoft. Leggiamo cosa c'è scritto nella sua biografia. Insieme con il grande rivale di sempre, Steve Jobs, è considerato tra i massimi pionieri dell'informatica, avendo realizzato il suo ambizioso sogno di giovane programmatore: vedere nel futuro un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa, che naturalmente ce n'è addirittura più di uno adesso, in qualsiasi scrivania e in qualsiasi casa ce n'è sicuramente più di uno. Chi di più, chi più ne ha, chi più ne metta, si dice, no? Nato a Seattle, nello stato di Washington, intraprende lo studio dell'informatica contro le aspettative dei genitori, che avrebbero preferito legge. Sa, una volta erano più concentrati sulle materie, come si può dire, queste materie più... No, materie fondate sullo studio e basta, niente sull'applicazione di qualcosa che uscirà dopo. L'amicizia con Paul Allen, conosciuto all'università, cambia la sua vita e con lui fonda nel 1975 la Microsoft Company, destinata a dominare la produzione di software, un dominio che diviene planetario negli anni 90 grazie al sistema operativo Windows. Il successo di Microsoft lo porta a risultare l'uomo più ricco del mondo dal 1996 al 2009 e a rimanere nelle primissime posizioni negli anni successivi. Nel 2016 torna primo, secondo la rivista Forbes, con il patrimonio netto di 78 miliardi di dollari. Pensate quanti soldi ha fatto questo signore. Lasciata nel 2008 la carica di amministratore delegato della società di Redmond, conservando la carica di presidente onorario, si dedica a tempo pieno alla lotta contro l'AIDS nel terzo mondo, attraverso la fondazione Bill e Melinda Gates Foundation, che ha creato nel 2000 insieme con la moglie Melinda. Pensate, tutti i sistemi per tutti i Windows che abbiamo passato, è nata tutta dalla sua mente e dalle sue doti di programmazione. 20:25 nel Kiko Sound Show su Radio Tausia in diretta, oggi in via speciale il venerdì perché domani siamo pieni di impegni, ma l'importante è che ci siamo. We'll be right back.
State ascoltando Chicco Sound Show su Radio Tausia. Eccoci tornati in diretta alle 20:30 su Radio Tausia con il Chicco Sound Show, in compagnia di Chicco Sound naturalmente, delle selezioni musicali e delle basi e della quasi regia di DJ Evine. Andiamo a vedere cosa succedeva 130 anni fa, esattamente giovedì 28 ottobre 1886. È stata inaugurata la Statua della Libertà. Sull'isolotto che sorge all'imboccatura del... Cliccato una cosetta sbagliata. Ok. Sull'isolotto che sorge all'imboccatura del porto di fronte all'isola di Manhattan venne inaugurata la Libertà, che illumina il mondo, in seguito chiamata dai newyorkesi e dal mondo intero semplicemente Statua della Libertà. Allora, andiamo a vedere che cosa significa... Qualcosa di più di una scultura imponente, simbolo di una città e della storia in un'intera nazione. Faro di libertà per tutti i popoli, messaggio di speranza da oltre un secolo per chiunque fugga dalla disperazione e dalla miseria. Immagine di benvenuto per quanti inseguono il sogno americano, il fatidico sogno americano. Ma come tramandano le cronache storiche, la sua storia iniziò nel vecchio continente, più precisamente in Francia. Qui, dopo la caduta dell'ultimo regime napoleonico e l'inizio della Terza Repubblica, si respirava un nuovo clima di libertà accompagnato da un rinnovato orgoglio per la nazione e i suoi simboli. In quel contesto matura nel filosofo Edouard René de Laborie l'idea di un monumento che celebrasse la libertà e la repubblica da donare ai lontani amici d'oltreoceano per commemorare il centenario dell'indipendenza. Il progetto naturalmente venne affidato all'architetto Frédéric Auguste, perché non so francese, Bartholdi, che d'accordo con la fonderia francese Gadget Gautier & Co. giudicò più pratico realizzare il rivestimento della statua in foglie di rame battuto con la tecnica a balzo. L'obiettivo, diciamo, una volta completata l'importante opera, fu smontata e trasportata in 1883 casse a bordo di una piccola nave costretta a numerosi viaggi, pensate voi. Nel frattempo, nella Grande Mela ci fu un'ampia mobilitazione di cittadini, ispirata dalla campagna di New York Times, per una sottoscrizione pubblica atta a raccogliere i fondi necessari, ben oltre $1 milione, alla costruzione del basamento. Nel giro di appena 2 anni i newyorkesi poterono... Come scrivono su questi siti? Poterono ammirare la mitica Lady Liberty, una statua di donna alta 46 metri, 93 considerando il basamento, vestita di una lunga toga che regge nella destra una fiaccola, simbolo della fiamma eterna della libertà, e nella sinistra un libro con su incisa la data di indipendenza, 4 luglio 1776. Chicco Sound Show in diretta, 20:33, in compagnia di Chicco Sound e DJ Evan su Radio Tau. Yeah.
Eccoci tornati in diretta, eccoci ritornati in diretta alle 20.36 sul Kiko Sound Show su Radio Tausia, super direttissima questa sera. Abbiamo ideato una piccola sfida da fare a me, cioè l'ho ideata io perché abbiamo finito le idee. Io praticamente abbiamo 8 minuti, io mi scoccerò la faccia con dello scotch e tenterò di presentare le istruzioni di In Fila per 4, un gioco che tutti penso... C'è che c'entremo. Il gioco In Fila per 4. Allora io comincio a scocciarmi. Sentite il rumore della scotch? Ok, comincio a scocciarmi la faccia. Piano piano. Ok, cominciamo piano. Con tanto di cuffie, Evan. Abbiamo 7 minuti in diretta. Metteremo il video su Facebook. Io mi sto cominciando a scocciare dalla parte sbagliata. Voi immaginate la situazione. Io mi sto scocciando la faccia e devo cercare di vedere il monitor, parlare, presentare il prodotto. Sentite il rumore dello scotch? Penso sia abbastanza, non vedo neanche i controlli, però sento, ok. Presentiamo In Fila per 4. No, non basta lo scotch. Ancora un attimo. Muove ancora la bocca, ok. Poi andate a vedere il video sulla nostra pagina Facebook Tausia, sul nostro profilo Radio Tausia. Allora, le istruzioni per questo gioco sono: estrarre il piano colpito. No, ecco, già comincio a leggere malissimo. Estrarre il piano di gioco dalla base e sistemarlo su di essa e posizionare eretta negli appositi supporti. Ogni giocatore deve scegliere un set di pedine. Quanta bava ho in questo scotch. Dello stesso colore e a turno deve posizionare una piedina nella colonna prescelta. Il giocatore che per primo riuscirà a comporre una colonna orizzontale, verticale e diagonale a quattro piedine, sì, a quattro... Ho fame. A quattro piadine sarà il vincitore. A partita... Piadine, sì. A partita ultimata, inclinare il piano di gioco per far scivolare le piadine nell'apposito contenitore. Leggiamolo anche in inglese. Pull the game board out the base and place it upgrade on its supports. Each player should choose a set of pawns of same color. And the tour shall... Boh, non l'avete capito neanche in italiano, figuriamoci in inglese. Le 20.39 sul Kiko Sound Show con Kiko Sound, con la faccia scocciata e DJ Evan che riprende, poi vedrete tutto. Andiamo con l'ultima canzone di questa sera, 20.30 in diretta su Radio Tausia.
Eccoci tornati in diretta dallo speaker scocciato. Ora aumentiamo il livello di difficoltà. Vediamo se Evan ha dato la base. Sentite che base soft. Ora aumentiamo la difficoltà. Ora io aumento la difficoltà perché naturalmente non mi basta. Abbiamo ancora 2 minuti. Io faccio i saluti finali totalmente bendato, gestendo naturalmente la regia. Non vedo già niente. Gestendo la regia, le basi, tutti i saluti e facendo partire il jingle finale. Ora sono completamente bendato. Allora, Evan, mi dici quanto manca? Ok, 1 minuto e 30 secondi. Mancano 30 secondi, avvisami. Io vi ringrazio per essere stati in diretta con noi. Stai filmando tutto, spero, no? Io vi ringrazio per essere stati in diretta con noi. Ho ancora il controllo dei controlli. Vi ringrazio per essere stati in diretta con noi. È stato davvero fantastico. Vi ricordo di seguirci su Spreaker, andare sulla nostra pagina Facebook cercando www.facebook.com/tausiapage o sul nostro profilo Facebook Radio Tausia con 2 O. Quanto manca, DJ Evan? 1 minuto. Ho il cursore sull'ultima canzone. Elisa. Lì. Ok, mi ha indirizzato. Quanto manca? 45. Poi potrete vedere tutto quello che è successo direttamente sulla nostra pagina, su tutti i nostri social. Il video andrà stasera. Un saluto a tutti i carissimi ascoltatori da Kiko Sound e DJ Evan. È tutto. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ce l'ho fatta. Avete ascoltato Kiko Sound Show su Radio Tausia. Noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata.